Sconta tutto Expert e risparmi un mare di euro. Special Pack Philips con TV LED Full HD e cuffia wireless per ascoltare film e musica a soli 189 euro. Sconta tutto Expert. Il ministro non torna indietro e cancella Procura e Tribunale di Pinerolo. Con un decreto ministeriale diffuso oggi, il ministro Anna Maria Cancellieri concede una proroga di 2 anni al Tribunale di Pinerolo, ma solo per le cause civili. Le cause penali si svolgeranno a Torino. Un provvedimento drastico che non ha tenuto conto delle numerose richieste di revisione che sono state sollevate da tutti i partiti. Il provvedimento prevede quindi anche la soppressione della Procura della Repubblica. La soluzione trovata dal governo appare del tutto irrazionale e assurda, e non risolve assolutamente i problemi relativi al mantenimento del Tribunale di Pinerolo e anzi peggiorerà il servizio per i cittadini. E appare gravissimo che il governo non si sia attenuto alla volontà parlamentare, come tra l'altro si era impegnato a fare ancora prima dell'estate, recependo gli ordini del giorno della Camera e del Senato. L'unica soluzione è un decreto correttivo per il Tribunale di Pinerolo, ma evidentemente questo governo non sa mantenere la parola. Questa mattina il generale Dario Ranieri ha ceduto il comando della Brigata Alpina Taurinense al generale Massimo Panizzi, al termine di una cerimonia svoltasi presso la caserma Montegrappa. Nel periodo trascorso sotto la guida del generale Ranieri, la Taurinense è stata schierata per oltre 6 mesi in Afghanistan, dando un contributo importante al processo di trasformazione delle responsabilità del paese alle autorità e alle forze di sicurezza locali. Sul territorio nazionale, la Taurinense ha proseguito le operazioni Strade Sicure e Gran Sasso al fianco delle forze dell'ordine. Stanno partendo le procedure per la liberalizzazione di alcuni tratti delle linee ferroviarie come la Pinerolo-Torre Pellice. La comunicazione arriva dalla Regione Piemonte attraverso una nota del Presidente Cota. Per l'avvio delle gare sperimentali la Regione ha messo a bilancio 6 milioni di euro. Il via alla liberalizzazione del trasporto su rotaia di questo tratto dovrebbe avvenire entro fine anno.